Partiamo col nostro workshop sulla comunicazione. Vi presento la mia collega, la dottoressa Manaigo, che si Buongiorno. occupa di comunicazione con noi al GECT. Me e le mie colleghe Michela Passon, Maira Dovano e Luigi ci conoscete già dagli scorsi incontri. Siamo dipendenti del GECT che si occupano dell'SPF. E infine con noi abbiamo anche la dottoressa Nastia Forhaus per l'Interreg Italia-Slovenia dalla DG, che ci aiuterà alla fine dell'incontro se avrete delle domande. Grazie Nastia. Il nostro incontro oggi vogliamo presentarvi il manuale per la comunicazione che abbiamo predisposto, un po' per facilitarvi, diciamo, le regole, l'utilizzo del logo e della identità visiva per i piccoli progetti. Questo manuale, diciamo che è un riassunto delle regole più importanti del manuale dell'Interreg dell'Italia-Slovenia, che poi. Solo un momento che attiviamo il microfono, ecco, di Alice per l'interpretariato. Sì. Posso andare avanti? Mi sentite adesso? Bene. E forse ripeti solo per quelli che si sono aggiunti adesso di nuovo, che possono scegliere Sì. l'interpretariato. Ecco la voce dell'interprete sul canale dell'italiano. Se qualcuno si è aggiunto, noi. Jezik, italiano, cinolo, slovenščino. In vas prosimo, c'è la Ma tercita aperta il microfono. Vi chiediamo di tenere chiusi, disattivati i microfoni. Vedete le slide proiettate? Bene. Buongiorno a tutti, sono Federica Menaigo, come ha detto Lara De Vetac, sono a supporto del GECT per la comunicazione agli eventi. Ringrazio Alice che farà l'interpretariato e spero di non parlare troppo velocemente, altrimenti fatemi dei segni perché di solito corro un po'. Vi ringraziamo per la presenza. L'obiettivo è dedicare un po' di tempo oggi assieme per tutto quello che attiene la comunicazione dei progetti SPF e dipanare eventuali dubbi. Insomma, dedichiamo del tempo oggi per risparmiarlo, speriamo, poi nel corso dei progetti. Da oggi trovate online al link che è stato messo in chat. Le guidelines, le linee guida per la comunicazione che abbiamo creato specificatamente per i progetti SPF, trovate ovviamente nella versione italiana e slovena, potete scaricarlo anche adesso, è un documento di 7 pagine, insomma, non troppo ampio, è quello che andrò ad illustrarvi adesso. Direi che le domande le teniamo alla fine, così vediamo insomma, se affrontiamo più o meno tutti i punti e poi alla fine vediamo le domande. Allora, come sapete, i progetti SPF sono dei progetti del programma Interreg Italia-Slovenia, per cui le linee guida della comunicazione sono mutuate da quelle che sono appunto le linee guida del programma Interreg, con alcune specifiche che riguardano il ruolo del GECT, che per voi è il mediatore in qualche modo con l'autorità di gestione. Innanzitutto, quindi adesso vedremo la parte identità visiva, la parte testuale e la parte promozionale. Per quanto riguarda il logo, come lo vedete proiettato, questo è l'unico logo che tutti i progetti devono utilizzare per la divulgazione delle proprie attività. Quindi è unico, c'è scritto Fondo per Piccoli Progetti Go 2025, è già stato creato, non dovete voi creare altri loghi Interreg. Il logo va utilizzato così com'è, quindi non va girato, non va tolta la linea rossa, non vanno fatte delle modifiche sul logo, sempre nel link, nella pagina del GECT. Che vi abbiamo messo in chat, c'è la cartellina zip dove trovate il logo in tutte le declinazioni. E qui appunto all'interno del manuale poi ci sono tutti i dettagli, adesso li vediamo per punti.
Il logo va utilizzato così com'è, dicevo, quindi non devono essere fatte delle modifiche nelle proporzioni, nei colori, non va messo, insomma, va utilizzato così. Deve essere molto visibile, quindi non può essere riportato, non so, in fondo alle pubblicazioni, insomma, deve essere sempre ben visibile. Possibilmente insomma in alto e all'inizio di quello che è il materiale di divulgazione che viene prodotto. I riferimenti obbligatori che cosa sono? Sono i riferimenti al vostro progetto, quindi ci vogliono l'acronimo, poi lo vedremo anche specificatamente sul testo, ci vogliono l'acronimo e riferimenti al finanziamento. Quindi oltre al logo, all'interno poi del vostro materiale di comunicazione, vanno riportati anche questi riferimenti ed è caldamente consigliato l'utilizzo della versione del logo a colori, anche se troverete anche quella in bianco e nero. Quindi per particolari usi trovate anche la versione bianco e nero, ma è fortemente consigliato l'utilizzo del logo, nella versione a colori. Sempre nelle linee guida che abbiamo prodotto assieme all'autorità di gestione Interreg, c'è un estratto della Visual Identity. Le pagine specifiche che vi servono del manuale Interreg. Quindi queste sono cose che vanno date al grafico, ai grafici, cioè a coloro che si occupano di questa cosa, che capiranno poi tutti i riferimenti che ci sono relativi alla Visual Identity, nello specifico la larghezza minima del logo, quindi le dimensioni minime del logo che devono essere utilizzati nel cartaceo, online, nei vari formati. Le regole di impaginazione anche rispetto ai colori e in particolare l'utilizzo del logo Interreg assieme ad altri loghi. Questo è forse dopo lo approfondiamo. Una specifica: se andrete a produrre dei gadget, il logo va obbligatoriamente riportato sui gadget. Questa è vedete, come dire, simulazione abbastanza semplice che abbiamo fatto. Ovviamente la vostra borsa sarà più bella, però se andate a produrre dei gadget va riportato il logo Interreg, Fondo per Piccoli Progetti, Go 2025, e l'acronimo del progetto. Molto importante, sapete, queste regole sono relative all'ammissibilità delle spese poi, no? Quindi oltre agli obblighi, diciamo, di disseminazione, no? Di promozione, però è molto importante per voi anche in relazione al fatto che tutti i costi che sostenete per la comunicazione possono essere rendicontabili. Dicevo prima che dopo, grazie. Nelle linee guida relative al logo, all'interno del manuale, in particolare trovate il riferimento all'utilizzo di altri loghi assieme a quello di Interreg. Gli altri loghi non devono mai essere più grandi in altezza rispetto alla dimensione della bandiera europea. Questa è una regola che vale più o meno per tutti i programmi europei. Quindi voi potete ovviamente utilizzare altri loghi oltre a questo, però non devono rispettare queste proporzioni. E adesso facciamo una piccola specifica, facciamo un approfondimento. No, scusa, grazie mille Lara. Rispetto all'utilizzo del logo Go 2025 che qui abbiamo inserito. Allora, l'obbligo per voi è quello di utilizzare il logo Interreg SPF. A vostra discrezione, cioè noi ve lo consigliamo e siamo felici se lo fate, però non c'è, come dire, il problema dell'ammissibilità delle spese, di utilizzare anche il logo Go 2025, che vi verrà inviato via mail dopo questa riunione. Potete utilizzarlo sempre rispettando la regola della bandiera europea, quindi non deve essere più grande della bandiera europea, come è specificato qui. Se volete, appunto, potete utilizzarlo magari dove c'è più spazio, dove mettete tutti i loghi, no? Non nei materiali più piccoli. Una precisazione: il Fondo per Piccoli Progetti è una delle linee di finanziamento che ha il GECT per, diciamo,
potenziare quella che è la capitale europea della cultura, ma i vostri progetti non sono dei progetti del programma ufficiale della capitale europea della cultura. Questo è bene ricordarlo, questo è il motivo per cui la priorità viene data al logo Interreg. Questi sono progetti Interreg Italia-Slovenia. Sì, grazie. Visto, come dicevamo prima, il GECT sarà il vostro mediatore, cioè mediatore, sarà il vostro interlocutore anche per quanto riguarda la comunicazione, quindi per facilitarvi ed essere certi di aver recepito correttamente le indicazioni e aver inserito correttamente il logo nei materiali di promozione, chiediamo che vengano inviati prima di andare in stampa, prima di essere appunto condivisi, inviati, di mandarli all'email sps@euro-go.eu per controllo. Questo abbiamo indicato 10 giorni lavorativi prima. Mi occupo di comunicazione da tanti anni, so che 10 giorni lavorativi sono tanti. Questo però è un modo per essere certi che chiunque ci sia qui, feste, non ferie, malattie, non malattie, per riuscire a darvi una risposta congrua, essere sicuri che i materiali che state andando a stampare, gadget, cataloghi, qualsiasi cosa siano, vadano bene e siano rendicontabili. Quindi basta un facsimile, nel senso il catalogo non è chiuso, il manifesto non è chiuso, a noi in quella fase non interessa il testo definitivo. L'importante è se state ancora definendo un orario, un titolo, qualcosa nel dettaglio. A noi interessa l'impostazione, il facsimile dell'impostazione per verificare che sia tutto ok. Questo serve a tutti per evitare problemi poi in fase di rendicontazione. Quindi vi chiediamo gentilmente di farlo. Adesso vediamo quella, abbiamo visto la parte legata alla visual identity, adesso parliamo dei testi. Come abbiamo detto, c'è l'obbligo di riportare il logo, appena approfondito, dovete inserire nei testi, nei materiali di comunicazione anche l'acronimo del vostro progetto, il titolo in lingua italiana e lingua slovena. E la dicitura, cioè il riferimento al finanziamento, più il link ai siti Italia-Slovenia e al sito del GECT. Cosa intendo per materiali di comunicazione? Programmi, cartoline, brochure, cataloghi, manifesti, quello che diciamo c'è, cioè, ovviamente non il materiale interno, no, tra i partner o gli stakeholder, ma quello che viene divulgato esternamente. Inoltre ricordatevi che tutti i testi informativi per il pubblico esterno vanno sempre prodotti in lingua italiana e slovena, quindi ci vuole, insomma, bisogna prendersi del tempo per la produzione di materiali di comunicazione perché rispetto ad altri progetti sicuramente prendono un po' più tempo. Questo ricordatevelo, ditelo ai vostri collaboratori come meglio, insomma, prima di cominciare i progetti, così cercate di tenere un po' più tempo nei vostri calendari per anticipare un po' la produzione dei materiali di comunicazione. La tipografia, quindi il font consigliato dal programma Interreg è Open Sans. È consigliato, se non è obbligatorio. È consigliato perché è un font di libero accesso, quindi potete scaricarlo, nelle linee guida trovate anche il link per scaricarlo. Ha tutti i caratteri della lingua italiana e della lingua slovena, funziona con tutti i sistemi operativi e è un font che è quello che vedete anche nelle linee guida, molto semplice, di semplice lettura, quindi per questa ragione è stato scelto. Grazie. In realtà, prima di parlare dei social network, vi dico anche che, sempre per quanto riguarda i testi, all'interno delle linee guida voi trovate dei brevi testi, questi non sono assolutamente obbligatori, sono dei brevi testi che dicono che cos'è l'SPF, il Fondo per Piccoli Progetti Go 2025, che cos'è il GECT Go, che cos'è Interreg Italia-Slovenia 21-27, che cos'è la Capitale Europea della Cultura. Perché? Perché ci sono delle definizioni in qualche modo, sono brevi, sono ufficiali, sono chiare, le avete in italiano e in sloveno, quindi
Così non dovete inventarvi, cioè se volete approfondire, non so, in un comunicato stampa, in una presentazione, volete contestualizzare meglio, il progetto che andate a presentare, avete anche questi riferimenti che non dovete andare a cercarli nei vari siti, li avete già lì, specificati. Se il vostro progetto prevede l'utilizzo dei social network, in fondo ai post va indicato il nome, l'acronimo di progetto e il finanziamento, in italiano e sloveno, come vedete scritto in questa slide, e vanno taggati i canali di Interreg Italia Slovenia e del JECT. Ovviamente poi, insomma, se andate a creare dei canali nuovi o utilizzate i canali che avete. Siccome all'interno delle organizzazioni a volte non sono persone diverse che fanno, non so, la grafica o il comunicato stampa, fanno i social o partner diversi, ricordatevi, vi preghiamo di condividere queste brevi linee guida della comunicazione, dicevo sono 7 pagine, con tutti coloro che si occupano della comunicazione, così possono rispettarle e non perdete voi tempo, poi ad andare a correggere e a modificare i materiali. Infine, parliamo di quella che è la promozione, la disseminazione, dei vostri progetti, in particolare per quanto riguarda le iniziative pubbliche. Quindi non so, la ristrutturazione della palestra, ma la promozione di quelle che sono attività, iniziative a cui può partecipare il pubblico esterno. Interesse dell'autorità di gestione, del JECT, dare massima diffusione a questi progetti, per cui è importante per noi potervi supportare in questo senso, utilizzando anche tutti i canali a disposizione degli enti per promuovere a nostra volta le iniziative che vengono da voi organizzate. Quindi chiediamo di inviarci all'email, sempre la stessa dell'SPF, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'evento, un'email con il programma, una piccola descrizione e eventualmente, se possibile, anche 2 immagini. Cosa significa? Se io ho l'inaugurazione della mostra, tra 3 settimane, mando prima i materiali. Questi non devono essere approvati, non è l'approvazione di cui parlavamo prima, si tratta in questo caso di mandarci del materiale che possa essere utilizzato e a vostra discrezione, insomma, questo però fortemente, fortemente consigliato, di mandarci i materiali per poter aiutarvi a portare persone, anche le più diverse possibili, alle vostre iniziative. Ovviamente, se avete, ad esempio, avete un progetto lungo per cui avete delle iniziative non so, estate 2024 e poi delle altre attività nell'inverno 24 e 25, manderete un'email relativa alle attività dell'estate, prima dell'estate, e le altre, prima di quando succedono, insomma, perché è normale che le cose vengano programmate anche, in itinere rispetto anche a dettagli che possono essere comunicati al pubblico. Sarà poi cura del JECT, divulgare le vostre iniziative, appunto, come dicevo, sui siti e canali che abbiamo a disposizione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Interreg Italia Slovenia, che avrà una sezione dedicata ai vostri progetti. E a partire dal prossimo anno ci sarà anche la piattaforma dedicata alla Capitale Europea della Sì, Cultura. sempre in ufficio. Allora, Scusate. puoi dirlo oppure dico? Chiudete il microfono, grazie. Ci sarà la piattaforma dedicata alla Capitale Europea della Cultura, per cui quando voi ci scrivete vi daremo indicazioni per poterla utilizzare a discrezione, così come il logo di Go 2025. Facciamo un breve recap e poi lasciamo lo spazio alle domande. Quindi abbiamo detto che bisogna andare sul sito del JECT, scaricare le linee guida in italiano e sloveno, in base a quello che volete utilizzare,
scaricare la cartella con il logo ufficiale, ricordarsi di utilizzare il logo così come indicato nelle linee guida, quindi usarlo, non modificarlo e usarlo praticamente sempre per l'ammissibilità delle spese. Metterlo appunto in tutti i materiali di comunicazione ed eventualmente anche su gadget se andate a realizzarli. Potete usare altri loghi, tra cui quello di Go2025 che vi mandiamo, rispettando la regola della bandiera europea. I testi devono riportare sempre l'acronimo del progetto, il nome del progetto in italiano e sloveno, e il riferimento al finanziamento Interreg. Devono essere sempre scritti, quindi anche eventuali post social, per esempio, devono sempre essere veicolati in italiano e sloveno. Tenetelo in considerazione, fate magari meno contenuti, però con più attenzione. Questa è proprio una richiesta del programma e è ovviamente finalizzato a far sì che queste attività siano effettivamente transfrontaliere e possano essere fruite da persone parlanti entrambe le lingue. La tipografia consigliata che è Open Sans, scaricabile sempre dal link che trovate nelle linee guida. Social network, avete i tag, ve li abbiamo messi di tutti i principali social network. I testi informativi sono quelle che dicevo, sono delle cose in più se per caso vi servono delle brevi definizioni di che cosa sono i programmi a cui facciamo riferimento e gli enti a cui facciamo riferimento. E infine c'è la parte della disseminazione, quindi che è a carico vostro, ma anche a carico, diciamo, del GECT e di Interreg, quindi inviateci i vostri materiali di promozione al fine di potervi aiutare, supportare nel dare maggiore visibilità possibile alle iniziative. Penso di aver concluso, non so se qualcuno del GECT o della DG vuole aggiungere qualcosa. Ma io ringrazio perché penso che siete stati molto esaustivi con queste vostre linee guida sulla comunicazione. Mi soffermerei forse ancora un attimino sul punto linguistico. Come avete spiegato benissimo già voi, le lingue ufficiali sono l'italiano e sloveno. Aggiungerei forse anche che No. però per i contenuti sui siti internet, quindi per il punto 3 delle linee guida per la comunicazione, va aggiunta anche la traduzione dei contenuti in inglese. Quindi quando voi invierete al GECT i testi per la promozione di, per esempio, un evento, sarà necessario che lo inviate anche in inglese, sebbene l'inglese l'utilizzo, diciamo, è facoltativo, a parte in questo caso, quando appunto si devono postare delle cose sul sito internet. Questa è l'unica aggiunta, insomma. Grazie. Ci sono delle domande? Buongiorno, sono Joshua Cesar, Io Deposito. Una domanda molto semplice. Noi abbiamo il titolo di progetto Peripheral Visions in inglese. Possiamo mantenere l'inglese, immagino, senza dover dopo declinarlo in italiano e sloveno e poi andare con la parte testuale chiaramente bilingue? No, le lingue ufficiali sono proprio l'italiano e lo sloveno. Quindi ogni documento deve essere in queste due lingue. L'inglese, l'utilizzo dell'inglese, come abbiamo detto, è facoltativo. Quindi si può Ok. aggiungere anche il titolo in inglese, però necessariamente tutti i materiali devono essere bilingui. Anche in caso di eventi, se producete presentazioni, PowerPoint, video e quant'altro, tutto deve essere bilingue, oppure i video, per esempio, devono avere i sottotitoli. Sì, parlavo solo del titolo di progetto candidato, se dobbiamo appunto declinarlo nelle due lingue. Il nome del progetto, insomma, il nome del progetto. Rimane in inglese, benissimo, grazie allora. Esatto, altre domande? Sì, ci sono delle mani alzate, possiamo prendere secondo me il primo che vedo io, Marco Gregoric, se può fare la Sì, domanda. grazie, buongiorno, Dobrodan. Premetto, non ho ancora letto le linee guida, ma immagino non si discostino molto da quelle dell'Interreg.
Il nostro progetto, il progetto Kiss and Go, è un progetto basato sulla comunicazione in sostanza e prevede anche la realizzazione di una mostra itinerante. Questa mostra avrà dei pannelli, quindi materiale diciamo analogico ma anche digitale. Come promuoviamo cioè, la mostra itinerante? Nel senso, su ciascun pannello va riportato un logo oppure basta un pannello unico, grande, complessivo per la promozione del SPF. Il mio dubbio è Aspetta, solo puoi quello, se devo rispondere anche a riportare il logo questo? su ciascun pannello, ecco, che sarebbe tanta cosa. Stiamo rispondendo Io penso, allora, intanto la cosa migliore sarebbe mandare al GECT in visione qual è il vostro progetto. Di solito su ogni pannello dovrebbe essere a posto il logo, proprio perché se poi i pannelli vengono utilizzati separatamente, il logo non c'è e quindi non si vede che il progetto è stato finanziato dal Small Project Fund. Grazie, penso che saremo in contatto, ci manderemo in visione tutto prima, certo, prima di andare in realizzazione. Grazie. Perfetto, grazie. E seconda domanda invece, Matteus, prego. Bravo, io sono un po' sloveno. Buongiorno, io invece parlerò in sloveno. Mi chiamo Mateusz, arrivo dal... Purtroppo non riesco a sentirlo bene, non ho capito da dove... Ho una domanda che riguarda l'immagine grafica. È ammissibile che il progetto... Che il logo proprio del progetto può essere di colore diverso. Purtroppo non riesco a sentirlo bene. È consigliato mantenere l'immagine grafica del Small Project Fund? Chiedo per il logo, vorrei sapere per il colore il resto. Lara, cobrimias, cobristi. Chi risponde? Lara, rispondo io, Vai, rispondi tu? Natalia. Buongiorno, Matteus. Abbiamo già avuto dei casi di progetto che aveva una propria immagine grafica, la propria visual identity, ma è obbligatorio attenersi alle guidelines del GECT. Quindi, in ogni caso, vi dovrete attenere a queste linee guida. Se poi volete creare un proprio logo, lo fate per conto vostro. In ogni caso, potete anche inserire il vostro logo, però deve essere sempre inserito sempre insieme al logo dell'SPF. Può farlo, ma deve comunque attenersi a queste linee guida. Grazie. Ok, grazie, perfetto. E abbiamo anche un'altra domanda in chat che è in sloveno, quindi ve la leggo in sloveno. Pozdravljeni, uprašanje v zvezi z Buongiorno, logotipom. una domanda che riguarda il logo. Ali tu di logotip projekta Anche in il partnerje logo unesme del presegati progetto e dei veli post partner non può vicine ed superare exa le state v dimensioni, interregovem logotipu. l'altezza della bandiera europea nel logo dell'Interreg, quindi se nemmeno il logo del progetto dei partner può superare quella dimensione. Questo vale per tutti i logo che sono ubicati nello stesso punto in cui è ubicato quello dell'Interreg, devono essere più bassi rispetto alla bandiera contenuta all'interno dello stesso logo. Quindi devono avere al massimo la stessa altezza o essere più bassi. Ok, ulteriore domanda nella chat, questa volta in italiano. Per chi avesse già iniziato le iniziative producendo materiali che non rispettano tutte le linee guida, come posso fare? In questo caso Purtroppo il noi disastro. l'avevamo già detto, noi avevamo detto già dall'inizio che le linee guida da seguire sono quelle dell'Interreg. Poi abbiamo deciso di fare un manuale che va un po' a, diciamo, evidenziare i punti base più importanti, però
Già dalla prima riunione noi vi abbiamo detto che le linee guida da seguire sono quelle. Anzi, se vuoi aggiungere tu qualcosa. Sì, insomma, ogni cosa deve essere comunque sempre mandata in visione e in controllo al GECT. Penso che in questo le colleghe del GECT siano state sempre molto chiare. Non so che tipo di materiali abbiate già prodotto, forse se sono materiali digitali si possono correggere. In caso di poster e altre cose, non so, si Forse potrebbe non trovare è una. il posto ideale per discuterne, magari ce l'ho mandata in visione e vediamo Esatto. come risolvere anche con il controllo di termodinamica. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Avevo intravisto prima una mano alzata, ma non c'è più. Ok, intanto nella chat hanno risposto che riguardo alla domanda di prima relativamente alla possibilità di aver fatto del materiale che non è conforme con le linee guida, che è legato per lo più alla grandezza del logo, quindi sì, consigliamo ecco, di mandarci una mail e ne parliamo in sede privata direttamente. Ok, qualche altra domanda specifica? Noi alla fine della riunione vi manderemo un'email, insomma, di follow-up con il manuale, i vari link. Pubblicheremo anche la registrazione, ve la inviamo per email la registrazione che stiamo facendo questo incontro, così se avrete bisogno di riascoltarci. Per il resto, se non ci sono altre domande, possiamo anche chiudere. I riferimenti ce li hanno, i numeri di telefono, eccetera. A posto. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. A presto. Grazie, 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 buona giornata. grazie. Buona